Ritorna a Star Biker Summer Core, lo spazio curato da Ettore Freda che ci accompagna nel mondo delle moto d'epoca. È la volta di una splendida Kawasaki Zefig, immortalata sull'incantevole scenario della spiaggia del Lido Nereidi sul litorale tirrenico. Appassionati di moto storiche, eccoci qui con la nostra rubrica Amarcord. Cara Viviana, la sorpresa che vi avevo riservato per questa settimana è questa splendida Kawasaki Zephyr 750, vera replica della Z900, motocicletta che ricorda i miei anni, gli anni 70. Proprietario di questa bellissima Kawasaki Zephyr 750 è il giovane amico mio Luca, come vedete un bel ragazzo dal look di figlio dei fiori. Ciao Luca! Ciao, saluto tutti gli appassionati di motociclismo. Questa motocicletta ci ricorda i tempi miei e di tuo padre, gli anni 70. Questa è la replica della Kawasaki 900. Come mai tu a 21 anni hai scelto di comprare una moto che andrebbe bene per un cinquantenne come me? Proprio perché è una motocicletta che rispecchia gli anni 70 e io sono un patito degli anni 70. Mio padre ha avuto sia questa qui, la 750 degli anni 70 ovviamente, che la 900, la 00900. Questa Zephyr è una fedele replica, come tu sai, sì. È perfezionata col passare degli anni. Possiamo dare i due ammortizzatori a gas, motore riperfezionato, più potente, una ciclistica migliore, una motocicletta, veramente una bella motocicletta. Infatti la Kawasaki 750 Zephyr è una motocicletta richiestissima in Francia, nel Regno Unito, in Olanda e in Germania. E stranamente in Italia è poco richiesta dal mercato. E addirittura a fine anni 80, anno di produzione, era richiesta solo da qualche concessionario perché la importazione era su richiesta. Addirittura in Giappone hanno fatto anche la replica della 750 Fur, e anche quella era solo su richiesta. Forse gli importatori anglosassoni, belgi, francesi e tedeschi sono più lungimiranti di noi, perché amici miei vi assicuro che nel mercato di Oltralpe queste moto sono richiestissime. Infatti hanno il look degli anni 70, dei figli dei fiori, del vento nei capelli, però con la sicurezza, con la ciclistica, con il motore 16 valvole, con delle sospensioni idonee, con un bel telaio, e costano, tra l'altro costavano allora veramente poco. Oggi infatti da qui il mercato si è perfezionato e sono nate le naked. Diciamo che la Kawasaki Zephyr può essere considerata una delle prime pre-naked. Luca, ma tu poi come hai fatto prima di tutto a trovare questa motocicletta che, come vediamo, è in splendide condizioni, e poi ti sei appassionato a questo che è un modello che io conosco perché sono un addetto ai lavori, però pochissime persone sapevano l'esistenza della Zephyr. Dove l'hai trovata? Praticamente su internet. Ci sono siti, soprattutto in Germania e in America, dove dei forum prettamente per la Zephyr. Quindi è una motocicletta lì conosciutissima, in Italia è poco commerciale come moto, ma lì è conosciutissima. E da lì poi mi sono riuscito a informarmi e a trovare questa motocicletta. Ecco, come vedete amici, questa è la vera passione di un ragazzo di 20 anni che ha vissuto il mito non perché lo ha vissuto lui, ma con i racconti del papà che tanto ha fatto. Si è messo su internet, ha cercato la motocicletta dei suoi sogni e dei sogni del padre, l'ha comprata, l'ha trovata. Bravo Luca, ti faccio i miei complimenti.
Salutiamo Luca e la sua bellissima cava 750 Zefiri. Ciao Luca, alla prossima. Grazie per l'opportunità, saluto a tutti gli appassionati di motociclismo. E per oggi è tutto. Un abbraccio e ciao dal vostro Ettore Freda. Ciao.